Attenzione! Ciò che state per vedere in questo video è frutto della poca sanità mentale rimasta a Marco Merrino. Si prega di non imitare. Da dove posso cominciare? Allora, io e Marco siamo amici, no? Nel senso, io ogni tanto lo vado a trovare. Come stai? Come non stai? Insomma, l'altro giorno sono andato a casa sua e mi fa: Lorenzo, voglio fare una foto su Instagram. Lui fa dei contenuti un po' particolari, no? Cioè, fa delle cose un po' strane. Cioè, si ricopre di cioccolata, fa cose, insomma. L'università proprio non era un'opzione nella mia vita. Voleva fare una foto su Instagram dove voleva diventare un candelabro. Quindi ha comprato delle candele, ha fuso della cera e voleva attaccarsi sulla pancia e le candele con la cera calda. Tutto questo per una foto di Instagram. Cioè, non è che doveva riprenderla sta roba. Una foto... per fare una foto! Ho detto, no, vabbè, non posso non documentarla. Quindi ti ho detto, Marco, soffri tu, monetizzo io. Quindi io monetizzo su... le sofferenze di Marco Merrino. Vi lascio proprio al documentario che state per vedere, perché di animali si parla, insomma. Buona visione. Salve, sono Marco Merrino, siamo qua a casa mia, voglio diventare un candelabro. Mia madre mi dice, voglio diventare quello che vuole nella vita, sarebbe fantastico, mi voglio diventare un candelabro. Per diventare un candelabro bisogna avere... intanto questo sarà il soffitto. Questo sarà il soffitto. Il candelabro, che ci vuole una candela per attaccare... attack, troppo tossico, scotch, non va bene del trash, cera. E ognuno di noi dovrà avere due candele in mano e stare così almeno 10 minuti. Quando ci annoiamo abbastanza, lasciamo. Mi alzo e vediamo se il candelabro viene. Per la roba della foto, dillo. Ma però. Sì, devo fare una foto su Instagram. Cioè, tutta questa roba è per fare una foto su Instagram. Si versa della roba per una foto su Instagram, non monetizza neanche su sta roba. Cioè, monetizzo io con il suo dolore. Negozi di candele, se siete interessati a questo business, chiamatemi. Fa veramente male, anche perché la pancia è molto... sensibile. Ci sono un sacco di nervi. No, ma io non riuscirei a fare neanche così col dito come fai tu. Ci dovresti provare. Però, aspetta, qual è il dito che hai più usato nella vita? Pensate, clicchi col primo. E quindi usiamo il mignolo che se lo perdono. No, semmai è il peggiore il mignolo. Ok, bene, clicco col primo. Mica, io non riesco a farlo col dito, te lo giuro. Mica con mano. Vaffanculo, Marco. Di merda. Aia. È sopportabile ma fa male. È sopportabile ma fa male. Comunque, sicuramente sulla pancia io non lo farei mai. Questo ve lo posso assicurare. Ci vediamo fra un po' quando lo farò sulla pancia. Va bene. È arrivato Pietro, non sa niente. Mi alzo la maglietta. Sulla pancia voglio mettere la cera bollente. È molto bollente. Fa male. Io devo mordere qualcosa. Poi ognuno di voi avrà una candela. Appena è tutta pronta, togliete e vediamo se abbiamo tirato un candelabro con me stesso. Lumiere. Voglio fare il cosplay Lumiere. Per una foto, Pietro. Vorrei un attimo pubblicizzare le mie calze. Sushi. Bro, devi stare attento. Devi stare attento, bro, perché se arriva qui mi rovini la vita. Posso fare il rullo di tamburi? Inizia. Sarà malissimo. Farà malissimo, lo so. Allora, aspetta, prima che metti la cera. Farà malissimo! Aspetta, tranquillo. Quando mettiamo le candele? Dopo che mettere la cera. Come le mettiamo le candele? Così, ragazzi, detto, aspettate il mio via. Ok, e mettiamo le cera. Okay. Una pezza in bocca, Marco. C'è un calzino, se vuoi. Dammi il calzino. Che schifo! Sì, silenzio. C'è di fuoco. Vai. Che è un film bellissimo. Guardami come le due migliori francesi, ragazzo. Vai. Vado, Vai. Vai. Ah! Ah! È veramente brucia tantissimo! Non ho battuto la testa! Ma ce n'è ancora? Sì. Vai! Oh mio Dio! Ah, no! Oppure sì! Basta! No, oppure sì! Oh. Bro, accendi quel cazzo di fono! Ah sì! Accendi il fono! Sì, è malissimo! Oh, aspetta! Dimmi tu. Allora, bro, aspetta che è un po' più fredda. Bro, stai sudando. Ma è tutto ok? Bro, ho sentito Satana sputarmi sullo stomaco. Non voglio ridere a sé perché sennò... Vabbè, sì, amore familiare. Sì, amore è molto... Sì, materno. Dammi. Vado? Sì. Il video? Vado? Vai. Ah!
vai, fregala delle mie urla. Vai, vai. Come frega. Silenzio. Ah no! Lino! 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 Oh mamma mia! È stato Lorenzo, vero? Boh, abbiamo finito in teoria. Dai, mettilo ancora un pochino. È finita, adesso è finita sul serio. Ti senti un po' Lumière? Sono un ma. Ma. Che si vede che non fumi, Lore? Perché vuoi togliere le mani? Ce l'abbiamo lo spago. Vorrei togliere le mani. È tipo quella delle candele, là. Lo prendete? Uh-huh. Ricordate, ragazzi, se volete fare cosplay particolari di alcuni personaggi Disney, chiamate me, Marco Merrino. Io sono Lumière e domani chissà. Ciao. 3, 2, 1. No, no, è veramente orribile. No, esco con un rene. Ti giuro, l'ho vista una volta in Resident Evil sta roba. Sembra che si sta facendo la pelle. No, minchia, veramente. No, aspetta. Chi è più vicino al compleanno? Chi è più vicino al compleanno? Puoi esprimere non che ammazzi Marco una volta che le tolgo. Bravo, Giampiero. Bravo. No, ragazzi. Ma fa malissimo a vedersi. Ragazzi, ma e questo. Oh, bro. Ora diverti con le altre. Domenico. Si è rimasto incollato con la cera. Aspetta. Viaggio al centro della terra. Ecco a voi il trucco di Alien. Io voglio andare a dormire. Uno strappo solo. Mordi qualcosa. Ma guarda che fa meno. Allora ragazzi, adesso io vado in bagno, ci vediamo fra 16 ore. È stato bello.